Si pensa che per essere testimoni di fatti inspiegabili ci si debba recare in luoghi particolari, come cimiteri, antichi castelli o case dove si è compiuto un delitto. Ma la notte dell'11 febbraio 2012, la gente che percorreva la strada napoleonica di Mortegliano nel Friuli fu coinvolta in qualcosa di incredibile. Erano circa le 11 di sera quando Leonard D'Andrea stava facendo ritorno a Codroipo. All'altezza di una rotonda notò una fila di auto ferme e immaginò fosse per via di un posto di blocco. Ma un attimo dopo scorse una sagoma che avanzava in mezzo alla strada. Il ragazzo si fermò e scese dall'auto, provando a contattare il padre per avvisarlo del ritardo a causa dell'ingorgo stradale, ma il cellulare non aveva campo. Spazientito, Leonard raccolse una torcia che portava sempre con sé ed avanzò verso la sagoma. Pensava che si trattasse di qualche burla carnevalesca, una persona sui trampoli che indossava un costume. Come spiegare se no la presenza di una creatura alta quasi 4 metri? La creatura vagava dando le spalle a Leonard. Possedeva gambe inarcate in avanti, percorse da tendini rilevati, che terminavano con piedi simili a zampe d'uccello. La sua pelle era di un colore biancastro. Le braccia erano molto lunghe e la testa aveva una forma che ricordava un pallone da rugby. La sua andatura, a detta di Leonard, pareva quella di una persona smarrita. I testimoni della scena, gli occupanti delle auto misteriosamente ferme, osservavano la creatura camminare lungo la strada senza uscire dai veicoli. Altri, come Leonard, cercarono di usare i cellulari per chiamare i carabinieri, ma non c'era rete. Da Codroipo un'auto giunse lungo la carreggiata occupata dall'entità, iniziando a lampeggiare e suonare il clacson. A quel punto l'essere si fermò e saltò oltre il bordo della strada, nei campi, dove svanì nel nulla. La notizia fece parecchio scalpore, finendo sui quotidiani dell'Udinese, e anche il programma Occidente, condotto da Gigi Di Meo su Tele Pordenone, gli dedicò più di un approfondimento, al quale intervenne l'ufologo Antonio Chiumento e lo stesso Leonard D'Andrea, unico testimone oculare ad aver voluto uscire dall'anonimato per raccontare l'accaduto. Sabato scorso è accaduto un qualche cosa che ha fatto sì che i giornali locali, nazionali e internazionali ne parlassero, che fossimo tutti interessati a questa apparizione. Io non voglio entrare nel merito perché è lui il protagonista qui con noi, andiamo ad aprire la camera, grazie, ed è assieme all'ufologo Antonio Chiumento, alla mia estrema sinistra abbiamo Leonard D'Andrea e lui è il testimone. Allora, erano circa le 11:30, 11:20 di sera, stavo rientrando a Codroipo quando, affrontando la seconda rotonda di Mortegliano, ho visto delle macchine che erano ferme oltre la rotonda. Io da lontano pensavo fossero i carabinieri o i vigili, e invece arrivando vicino alle macchine ho notato che c'era una creatura che stava camminando al centro della strada. Mi sono fermato ovviamente dietro le altre macchine e la prima cosa che ho fatto, sono sceso, ho preso il telefono per avvertire mio padre dell'eventuale ritardo e guardando il telefono non aveva rete e non aveva segnale. Allora ho preso una torcia che avevo sempre in tasca e ho cercato di identificare questo essere. All'inizio pensavo uno scherzo, magari ho pensato a carnevale o un addio al celibato, però così non era, era una creatura che era alta quasi come due uomini messi uno sopra l'altro. Viste le testimonianze perfettamente indipendenti che ho avuto a disposizione, con i particolari di uno che va a confermare esattamente l'altro, ma soprattutto, se mi è permesso, ovviamente l'interazione con l'ambiente. Se io non respingo le testimonianze, devo chiedermi come mai nessuno riusciva a comunicare con i telefonini,
chiamare le forze dell'ordine. Come mai questo silenzio assurdo? Come mai i lampioni si accendevano e si spegnevano? Come mai le batterie di talune auto confermate dal signore di Codroipo? Che qualcosa. Ecco, qualcosa se mi aveva schermato il tutto. Allora, per me, per il professor. Quando tu passi davanti a determinate basi aeree o navali, allora, non puoi telefonare perché c'è la schermatura. Io qui. Dopo anni, ancora non è stata chiarita la natura del caso di Mortegliano. C'è chi parla di bufala ben orchestrata, chi di un'allucinazione collettiva, chi di uno struzzo scappato da un allevamento e scambiato per un alieno. Per il momento, il caso sulla creatura di Mortegliano resta un mistero senza soluzione.